Salve a tutti amici e bentrovati, sono Smitter e eccoci qui. Benvenuti di PES 2021 Master League. Tornati nel nostro Chelsea e potete continuare l'avventura odierna. Allora, dopo le vittorie consecutive conseguite in Premier League, siamo ancora primi. A pieno punteggio, sì, sono 4 partite, ma chi ben comincia con il grande Paolo Bitt. Comunque, abbiamo partite molto importanti con l'Albion, il Wolverhampton, vedete che l'anno scorso abbiamo anche perso un esempio con l'Albion. E poi c'è la Champions con l'Atletico Madrid, una squadra che l'anno scorso abbiamo già battuto. Mi sembra che ha già avuto anche l'Atletico Madrid nei gironi, forse no, agli ottavi, sì, ecco. E vabbè, andiamo subito a affrontare l'avversario, ossia l'Albion. Vediamo un po' che squadra fare. Abbiamo 3 giorni di riposo, quindi vediamo un po' di fare un po' di turnover, un minimo. E allora, Jorginho è stanchissimo, ovviamente metteremo qui Bakayoko, che mi è piaciuto tanto, che c'è Camara che è in ascesa, ma Bakayoko. Poi magari ci mettiamo Camara in panchina a posto di, togliamo Kanté un po' di anche lui, mettiamo qui Kovacic. Anzi, Gilmour, scusate. Che succede? Che succede? Ok, andiamo qui Kovacic. Non so perché ho fatto cambio. Odò è Pulisic infortunato, visto la fine del scorso episodio, mi dispiace. Poi c'è Odò che è in forma così come Mikel. Mettiamolo 2, ci portiamo magari poi. Mica è stanco. Va bene, allora ci mettiamo qui. Batshuayi. Batshuayi. La sette al posto di Mendy. Che poi è stanco. Mendy lascia il posto a. Dov'è? Dove sta Batshuayi? Eccolo qui, che non informissimo, lasciato lo stesso. Ide ci portiamo anche. Venne al posto di Rudy, che vabbè, difensore. Mettiamo qui Rudiger, Chilwell, a posto di Alaba. Sono tutti in forma, ok. Vediamo un po' c'è qualcuno. C'è Zoma in forma, ma è stanco. Però in forma. Lo mettiamo a posto di Thiago Silva. Un po' di corsa in più. Se c'hanno la Grante e Robson Khan sono veloci. Dovrebbero essere veloci. Ci proviamo così. Alaba lascia il posto a chi ci portiamo. Chi sta in formissima? Ci portiamo Michael. Oppure Gabriel Barbosa. O anche i due primaverini. No, no, ci ottiamo Gabriel. Così va bene. Questa è la squadra. Kovacic, Odoi, che andrà a fare il secondo punto. Si migliora anche un poco. Adesso è anche stanco. Sono in corto. Mettiamo Mount oggi. E posso averci invece Loftus-Cheek. Cioè, mi sta in più. Non mi servire. Se abbiamo cambiato Loftus-Cheek, 5 attaccanti. 6 attaccanti. Cioè, abbiamo 4 attaccanti. Prima punta e un Lacazette. Lascia a casa il buon Gabriel per stavolta, no? Ma ci portano così, dai. Due grossi offensivi, andiamo ragazzi a affrontare il West Bromwich Albion. Va bene, sì, perché. Ma che è il portiere? Non è Oblak. E anche visto come giocano loro con il portiere. Vabbè, dai. Dai ragazzi, let's go. Giochiamo con molta calma. Da Loftus-Cheek. Ha tanto spazio. Pasqua il pallone. Cosa c'è per Timo? Ah. Danni parecchio c'hanno pure questi. Vai, vai, Havertz. Smanaccia, via via il pallone. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Qui Fabio il portiere tira un sospiro di sollievo, sa bene che non ci sarebbe mai arrivato. Zappacosta arriva nella tre quarti avversaria, cerca lo spunto, tenta, grande parata di Oblak. Trippier, siamo ancora sullo 0-0. Trippier, palla in avanti verso il compagno, e no, niente, è finito il fuorigioco.
Zappa Costa. Continua ad andare, palla al piede. Deve buttare dentro un cross. C'è fallo. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Calcio di punizione, siamo in posizione defilata. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Decide di non rischiare. Loftus-Cheek. Intervento energico. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Alaba si prepara a battere a rete. Palla verso la porta. Ecco il tiro! Provano a ripartire da dietro. C'è la palla lunga in avanti. Conto Dupia. Parejo. Gabriel. Gabriel. Trippia. José Jiménez. Il primo tempo sta per finire, siamo ancora a reti inviolate. La partita però è avvincente. Prova il cambio di gioco. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Trippia. Questo errore potrebbe essergli fatale. Zappa Costa. Buon lancio. Jiménez recupera palla. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Il portiere la calcia lontano. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Stanno giocando abbastanza bene. Finora ho visto bei movimenti e un buon possesso palla. È mancato forse un po' di cinismo nello sfruttare le numerose occasioni avute finora. Qualche aggiustamento dovrebbe bastare a risolvere il problema. Io credo che sapranno cambiare la situazione nella seconda metà della gara. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Comincia la seconda frazione di gara. Il Chelsea ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Parejo. Pallone lungo, in verticale. Jorginho. Scodella in avanti con Dogbia. Alla peggio nello scontro di forza. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Allunga il piede verso il pallone. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Alaba cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Prova direttamente. Loftus-Cheek ci prova. Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio.
dunque rimessa laterale. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Nel caso ve ne siete andati per un po', sappiate che non vi siete persi nulla. Siamo sempre 0-0. Trippia. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. La sensazione è quella dell'infortunio. Mi sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Loftus-Cheek. Jorginho. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. José Jiménez, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Con Dogbia. Tocco preciso. Cerca il compagno in area. Con Dogbia. José Jiménez. Trippier. Saúl. Parejo. Una scivolata abbastanza dura. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Dogbia. Fallo, nessun dubbio. Occhio al tiro. Che parata, certo non un intervento di Rubin. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Jorginho con Dogbia, prova a prolungare. Jorginho sulla destra. Difficile prevedere che qualcosa possa sbloccare questo risultato di 0-0 di qui alla fine. Le squadre si sono equivalse, soprattutto le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari. Passaggio sulla destra. Pallone in area. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Interessante azione sulla fascia destra. Possibilità di tiro. Lemar. Opportunità di ripartire. Prova con la palla lunga. Morata, opportunità. Ha una Morata. Sì, è entrata. Finalmente entrata. Finalmente. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto.
Entrambe le squadre hanno visto. Finisce così, non c'è più tempo. E certo poteva andare in maniera diversa, hanno pagato la loro sterilità offensiva. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla partita? Non possono essere soddisfatti di questo risultato. C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. Allora ragazzi, per non mia stolta mia cavolata per nervosismo puro che ho per adesso, che OBS non funziona, non registra come parte, bla bla bla, mi sono dimenticato che per usare il microfono con il problema di registrazione del Game Capture dovevo prima premere il tasto che ho scelto io, quindi non l'ho attivato. Io pensavo si attivasse subito, invece non l'ho attivato, e quindi la partita spesso all'inizio non c'è niente. Con VS come regista va bene, ragazzi, scusatemi. Vabbè, allora faremo un bel recap alla fine partita, ho capito, va. Ma sono tutti in difesa, benissimo. Vai camera, guarda Timo che non è fuori gioco, guarda Tammy, c'è un po' di spazio, il tiro e il gol. Ok. Oggi ci vendicheremo oggi delle World Cup, mi dispiace, ma su difensiva e basta, davvero basta. Comunque, davvero il... non so perché adesso si deve fare tanto il nervosismo, sono stanco, sono nervoso, le coppe del computer, basta. Portatemi, sta abbandonando pure, mi sta abbandonando. Credi stava bene fino a qualche giorno fa, ora in questi ultimi giorni, con PES, come la PlayStation, ha problemi con la UBS, fa scatti, la RAM non va, perché c'è il malware che piglia 100 MB su 12 GB, puoi capire qual è il problema. Vuoi vedere qual è il problema, perché mi va a scatti la... Forse non è proprio il RAM, forse il Game Card con la PlayStation si odiano, mi sogno più bene con un tempo. Ah, non c'è che lo spazio, proprio il tiro di un'altra volta, stavolta il palo. Oggi poco attivi siamo oggi, con Tammy e Team dobbiamo dedicarci alla grande, ragazzi. Guarda Mount, bravissimi. E c'è il gol. Ciao, io questo il palo, ho detto, ok, l'ha sbagliato, invece no, gli ha preso sul palo gol, ok. Benissimo, benissimo, così 2-0. A me non c'è il rischio che ci faccia il faggio come l'Avio all'80 con un tiro solo. Cioè, gli ha dato di loro che ha fatto 3 tiri con 2 in porta. Però i 2 tiri erano il primo tiro sul palo e poi sono tiro dalle spinte al gol. Quindi non ci credete tanto che fossero 3 tiri loro, vabbè. Lasciamo.
non si aspettava lui Parrise, che ha un 11, Parrise con un 11, che ignoranza questa. Se cioè, non è un 11 è ignoranza pure questo, dai che è bello, il bomber da anni in porta. Va bene, dai, visto che siete avanti per il gol, penso che questo è l'unico motivo, andiamo a fare più gol di loro. Voilà, non perde palla. Ma che fallo chiama loro? Ma cosa? Ma cosa gli ho fatto che c'è il fallo loro? Cioè, mi ha fatto fallo, mi butta a me a terra e faccio il fallo io? Cioè, io da terra faccio fallo a questo perché mi sono girato. Ok. Ho l'ho visto tutto grande. Che è questo qua alto? Un 3 metri di coglione? Che è quello là? Tutto per Michael. Che è mancino, infatti si è fatto con lui mancino. Ci sono se meno, ci ferma. Miracolosamente, meno metto il piede, è miracolo subito. Se non ci muoviamo, non ci usciamo mai. Camara, perché ancora ci corri? Che deve andarci lui per forza. Grande. E vabbè. Questo è stanco morto, riesce a fregare Camara per città. Che non avrebbe vicino in teoria. Ma va bene così. Ci vogliamo fare gol, stiamo attenti. De Jong avanti. Sempre loro. Ci vogliamo fare gol. Capito. Vai Zuma, non fai quelle. Bravo Zuma. Bravo Zuma. O a dargli il buonabra. Dammi. Dammi. Iii, fallo e buttò fuori. Ma che primo, cioè. Pons a Leone. Questo è troppo cattivo, saltando qua, guarda. Guarda. E lì per caso. Borbolipoli in Congoli. Allora, proviamo il cross. Sono tanti saltatori. Vediamo chi va sul punto di battuta. I difensori dovranno provare in qualche modo a no, salvarsi. No, De Jong. Perché non mi riconosco? Ancora però. Facciamo il 3-0. Diagone, guarda lì Chilwell. De Jong è un po' più corto, De Jong. E mia De Jong è lì, non c'entrava niente. Io infatti sono indietro con De Jong perché penso che sia Chilwell lì. Non De Jong, ma va bene. 2-0 solo. 2-0. Va bene ragazzi, una bella vittoria. Questo video avrà solo due partite, c'è una te in mezzo. E Spirito Santo ci perde, mi spiace. Ma abbiamo vinto noi e mettiamo anche molti più gol. Vediamo poi gli altri. L'Este poi vince. L'Este è una cosa che ci tengo, la squadra. L'Ante pareggia, bene. Lì poi batti il Lazio, ottimo. E City vince 1-0 col Tottenham. Diciamo, buono o non buono. Ma l'Albion che vince 4-2. Sono in insommortale, sono anche lì quinti. C'è sempre qualcuno. Ecco come che abbiamo pareggiato allora. Prima gioco con lo chef mi sembra pareggiato. E loro pure lì l'alti. Oh, con questi. E sono City, Chelsea pari punti e poi 15 punti. Sempre City, Liverpool e poi io sono in più in pratica. Poi c'è l'Est a 12 punti. Tanto ancora per dei punti. E poi sotto 2. Dispiace. Che succede? Andiamo. Cos'è sta cosa? Alle amiche nazionali. Che cosa mi dimetterei se potessi, ma mi sa che non posso, cioè non c'è. Avesse qualito ottimo. Ok, andiamo a fare amiche. Ma andiamo a fare così. Cioè tutte le simulazioni prendiamo tutte. Ma ogni poco 2-0, 4-0, 3-0, cioè mai una. Ok, con la gente di posso perderci. Ok, va bene, ma le altre pure ci vado a giocare. Ah, cioè, la squadra è forte. Squadra di club, che succede? Trattative. La mia squadra, che mi che vogliono, Cantè. Si sono collati questi. Fine trattativa. Si sono collati proprio. Ah, c'è altro. Oltre a Cantè, chi ti vogliono ora? Candy. Lui se ne vanno. Ok, Candy. 6 milioni e 4. Andiamo a trattare. Anche se vuoi vendere più moto, sinceramente. Però, potremmo anche lui. Chi quanti anni ha Candy? 76, 25 anni. Rinegoziamo. Ci chiediamo di più. Almeno 7.004. Va bene. Anche con la squadra che non avrà nessuno che voglia. E osservazioni. Un po' chi c'è. Ilicic. Perché ci danno una punta che sa fare un po' tutto. Non sarebbe male però. Mi sa che non possiamo trattare, mi sembra. Ho scelto qualcuno, magari scelto Moses. Scelto Moses, dai. Poi un altro Moses. Gli offriamo
7 milioni, 2 anni. Io facciamo un ingaggio 8 e 6, anzi 7 da 8 va bene. Buona presenza. Ok. Però cessione quanto? 20 milioni? No. Cos'è che si è innamorato? Prova a prendere l'inizio proprio così, tanto per capriccio. Sento cantare delle... perché non so cos'è? Fanno impressione più che altro. E va bene, e allora ne fa l'altra amichevole. Ok, cante, siccome ho messo prima, grazie. Simuliamolo con Brasile. Oh, abbiamo vinto! E che succede? Con Brasile poi, anche questo Brasile forse è più forte, perché li hanno messi, però con la Neymar, Gabriel Jesus, Firmino, Fabinho, Dani Alves c'è ancora, Alessandro, Marcelo, Thiago Silva. Turnover, capito? Uno, io faccio fare turnover, capito? Tempi di un orizzonte. Penso che dovremmo far giocare un po' a Odoi, o lasciare di cosa da qualcun altro. Ci pensavo anche io, sta cosa, straordinario. Sta bigliando, io pensavo in questo modo. È troppo mediano, è troppo junior. Buggato. Ok, mentre la coppa vogliono far giocare tutte quelle scarsi. Le seconde in pratica, Kennedy. 6 milioni e 5, ci offrono anche meno. Ci può stare. Accetta termini. E quindi 6 milioni e mezzo, 1 milione di ingaggio. Ok, va bene. Altre squadre. Allora, se ne sono state finalizzate adesso i club sono di altro esperimento. Ok, 7 milioni e 2, 7 e 8. Ci devo anche mosi dalle scatole. Bene. E qua andiamo anche un ingaggio, 2 milioni per Tiano con Moses. Poi se ci può essere meglio 86, quello 76, ci guadagniamo noi. Ok, andiamo un po' le trattative. Va accettato, adesso se ne va pure, ok. E qui c'è spazio per un tutto campo, infatti lui davanti può fare tutto, e qua tizzano punta, prima punta, alla destra, alla sinistra, centropista a destra, centropista a sinistra, posso fare anche CCC, ma... Il prossimo trittico che ci aspetta nel prossimo episodio sarà straordinario, con la tela di coppa contro questi grandi gufo, gufatori, la tela contro il Porto e infine la tela con l'Este che sono quarti, e sarà anche lì difficile, sono qua, sono difficile. Quindi abbiamo, bene, 3 giorni la prima e la seconda e 4 giorni la seconda e la terza, vabbè, tanti giorni di riposare. Penso che porterò anche il prossimo video così, con questa formula senza la cam per ora. Finché sono un problema è questo che devo fare. Non riesco a problema. Comunque, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo che se mi su Twitch, lo fai live, e sui social come Facebook e Instagram, così per essere più sul mio lavoro. Tutto questo ragazzi, al prossimo episodio, da prossimi terri, passo chiudo.